È estremamente scosso. È scosso, ha pianto più volte, è preoccupato per come sta la figlia, per come sta la moglie. È evidente, cioè, la pena che il soggetto sta subendo c'è già in quello che è accaduto, credo. Poi tutto il resto sarà in un secondo momento accertabile. È ancora troppo scosso per parlare Emil Acciurar, il trentenne romeno che lo scorso venerdì si trovava al volante del minivan che lungo l'autostrada del Sole si è schiantato contro un tir, un terribile incidente nel quale hanno perso la vita i suoi genitori e due dei suoi figli, una bimba di appena 8 mesi e l'altro di 10. L'uomo di fronte al jeep Giulia Soldini questa mattina si è così avvalso della facoltà di non rispondere. Ha deciso di non parlare e credo che anche quello che ha dichiarato nell'immediatezza del fatto sia un qualcosa che discende esclusivamente dallo stato emotivo e di shock che il Churar aveva nel momento. Quindi, ma ancora oggi non è completamente in sé, cioè alla moglie che è stata appena dimessa dall'ospedale, ha una figlia al Maier, ha due figli e i genitori deceduti, quindi credo che gli si debba dare anche il tempo necessario per poter riesaminare e rielaborare quello che è accaduto. Il trentenne accusato di omicidio stradale plurimo andrà agli arresti domiciliari a casa di un cugino residente a Napoli, come stabilito dal giudice al termine dell'udienza di convalida svolta in videoconferenza per l'emergenza Covid. Il pubblico ministero ha riformulato e rimodulato la richiesta. Noi avevamo chiesto che non venisse applicata nessuna misura in quanto del tutto assente il pericolo di fuga. La dottoressa Soldini ha ritenuto invece di dar seguito quindi alla richiesta modificata del pubblico ministero. La stanchezza sarebbe stata la causa dell'incidente mortale. Il trentenne agli agenti della Postrada avrebbe raccontato che non riusciva più a tenere gli occhi aperti durante la guida, un viaggio estenuante iniziato in Transilvania e che si sarebbe dovuto concludere a Napoli. L'uomo era alla guida del minivan da 30 ore. Che fosse stanco, probabilmente sì, però si era già fermato più volte per riposare. Quindi, poi il video io l'ho visto, io francamente non vedo del tutto una perdita di controllo del mezzo, vedo un mezzo che entra nella corsia d'emergenza, non una perdita di controllo. Questo credo che sia un elemento da dover accertare. Domani le salme saranno restituite alla famiglia, dopo il nulla osta della procura saranno riportate in Romania. Il padre ha chiesto di poter partecipare ai funerali. La dottoressa Soldini ha detto che naturalmente potremmo chiedere l'autorizzazione specifica ed espressa e all'esito credo che sarà autorizzata.